situazione del teatro Lido, l'ho letta sui giornali. So che si inserisce questa storia perfettamente in una tendenza nazionale, una strada scelta che non incoraggia gli spazi teatrali, anche gli spazi decentrati, spazi periferici come in questo caso, ma ho visto anche spazi decentrati nella provincia italiana. Non solo non li incoraggia, ma tende a scoraggiarli. Cioè, l'obiettivo finale è la chiusura, non farli vivere, perché c'è dominante una concezione decisamente televisiva, e spesso si usa questa parola di eccellenza, incoraggiamo solo le eccellenze, intendendo per eccellenza quello che può passare in televisione. Invece non esiste civiltà, non esiste paese al mondo che abbia una cultura rispettabile che non passi per una forte cultura teatrale, compresi non soltanto Francia, Germania, ma compresi gli Stati Uniti d'America. Quindi abbiamo una cultura egemone che si riempie la bocca di America, per copiarne soltanto i lati peggiori. Grazie.